possiamo iniziare, diciamo. E dove è andato? In Inna del Bandiere, dobbiamo la concessione. La ritualità del Rotary, quando si dice qualcosa. Allora, potete sedervi. Intanto grazie per la vostra presenza, veramente non ce l'aspettavamo, però ovviamente questo fa capire quanto ci sia la sensibilità da parte di voi cittadini, di noi, della comunità, nei confronti di questo argomento che abbiamo voluto fermamente ricordare. E perché oggi 24, anche se il 27 è la giornata dedicata alla memoria, una giornata simbolica? Perché? Perché il 27 gennaio del 1945 l'armata russa entrò ad Auschwitz e si pose fine ovviamente al genocidio di un'intera popolazione, del popolo ebraico. In Italia in primis, nel 2000, tramite con una legge del 2000, di luglio 2000, è stata istituita questa giornata. E successivamente nel 2005 anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha fatto sì che questa giornata del 27 gennaio rappresenti il simbolo della giornata dedicata alla memoria. Memoria di che cosa? Di tutto ciò che l'uomo purtroppo, motivato da rabbia, odio, intolleranza, ha creato ulteriore dolore. Quindi è importante che questa giornata, spesso il significato che deve essere data a questa giornata è di riflessione, di rivivere, di attivarci noi come comunità in manifestazioni, in attività, soprattutto attraverso anche delle testimonianze che possano far ricordare e quindi far riavvivare quella memoria attraverso soprattutto degli eventi, in modo tale che le future generazioni non possano dimenticare quello che c'è stato. Ma ahimè, purtroppo, alla luce di degli eventi attuali, penso che ben poco sia stato fatto. Purtroppo l'uomo, con il suo modo di essere, con il suo carattere, non si riesce ancora a far trasmettere quei sentimenti della tolleranza, che non siamo diversi, ma né per razza, né per genere, e né per etica, per motivi religiosi. Noi abbiamo cercato, come rotariani, sapete benissimo che nell'ambito dell'impegno del Rotary, l'area di intervento in particolare è quella riservata a promuovere sentimenti e progetti inerenti alla pace, e questo sicuramente rappresenta uno di questi. E abbiamo collaborato con le nostre consorelle, cioè l'Innerwil di Atessa, e nella cui presidente è qui presente Elisa Tano, che è stata tanto gentile e ha voluto partecipare fattivamente alla realizzazione di questo evento, e è stata anche subito disponibile l'altra presidente dell'Innerwil di Ortona, Maria D'Alessandro, che poi chiamerò per un saluto. E questo convegno, come abbiamo cercato, cioè si è cercato di organizzare, si è pensato di focalizzare un frammento di storia che ci ha visto da vicino, qual è quella del periodo dell'armistizio, settembre 1943, anche se è stato fatto prima, però è in modo tale che purtroppo le truppe e noi da alleati siamo diventati ovviamente nemici. Ma si è cercato quindi di capire l'importanza della linea Gustav che ha attraversato il nostro territorio, i nostri paesi e soprattutto la Val di Sangro. E qui ho cercato di farmi di
contattare un nostro concittadino che è Salvatore Galante, che è qui presente, perché lui è un grande appassionato di storia, ma oltre alla una memoria incredibile, è riuscito a riesce a creare dei collegamenti tali per cui ogni fatto è concatenato con l'altro. Se non sappiamo il precedente, difficilmente possiamo capire perché si è cercato, si è arrivata ad attivarsi per creare queste linee di difesa o alcuni comportamenti che sono stati fatti da ambedue le parti. Questo convegno non cerchiamo di fare né da parte degli alleati né da parte degli attaccanti, ma cerchiamo di fare un'analisi distaccata degli eventi che si sono succeduti in quel periodo storico ben preciso. Seguirà come evento finale di quel fatidico semestre del 1943 ci avvaloreremo delle competenze e dell'impegno di Angela Arnone, la signora qui presente, che è un'ortoniana di adozione, però britannica di origine, che da circa 25 anni e si è impegnata ed è in un trade union con la comunità canadese. Ma adesso cercherò di chiudere un po' il discorso, in quanto avrete modo di apprezzare le sue competenze e la sua professionalità. Per cui passo subito la parola al nostro caro concittadino Salvatore Galante. Grazie. Allora, buonasera, io mi chiamo Salvatore Galante, sono di Piazza Bordino e per metà sono anche tessano perché mia mamma è di Piazzano. E mi sono sempre interessato della storia, a questa passione. L'unica cosa è che non sono abituato a parlare davanti a una platea, questo per me è un grosso, grosso problema, quindi mi perdonerete se posso dimenticare qualche data, qualche cosa, perché le date da ricordare sono, credetemi, sono davvero, davvero, davvero tante. Molto spesso mi chiedono perché questa importanza di Ortona. Ortona è stato un caposaldo, cioè l'ultimo baluardo per i tedeschi, perché è stata sfondata la linea Gustav. E perché è stata sfondata la linea Gustav? Perché c'è stato un forte attacco da parte per quanto riguarda i Montgomery con la lotta armata, e quindi una volta che sono riusciti ad aprire questo varco, i tedeschi si sono arroccati a Ortona perché si prestava molto bene come territorio, perché essendo su un promontorio si prestava molto bene per essere difeso, ciò che non avrebbe permesso ad esempio il territorio di Francavilla o di Pescara. E perché sono state fatte queste linee? Perché in realtà la linea Augusta non era sola. Adolf Hitler in persona, il 4 di ottobre, decise di far creare appunto questa linea proprio per arrestare, lui le sue intenzioni era quello di arrestare l'avanzata dell'ottava armata di Montgomery, ma prima della linea Augusta fece fare altre due linee, che è la linea Volturno, e poi io spiegherò dettagliatamente, la linea Volturno e la linea Barbara. Allora, la prima linea, che queste prime due servivano, avevano lo scopo di rallentare l'avanzata. Nel frattempo si stava consolidando appunto la linea Rusta. E la linea, eccola, sì. Allora, la indichi tu, Maria. Allora, la linea Volturno andava, come dicono gli inglesi, coast to coast, dalla foce del fiume Volturno, appunto, da qui prende il nome, fino alla foce del fiume Biferno, quindi Molise. E quindi aveva appunto questo scopo di rallentare questa avanzata. Superata questa prima linea, ce n'era subito appunto la seconda, che era chiamata la linea Barbara, che andava invece dalla foce del fiume Trigno, quindi al confine tra Abruzzo e Molise,
fino, diciamo, un po' più a nord della foce del fiume Volturno. Ed infine, appunto, c'era la terza linea, quella più, infatti era chiamata la famigerata linea Gustav, gli inglesi la chiamavano linea d'inverno. Mi confermi, Angela, che la chiamavano la linea d'inverno gli inglesi? Io sentivo, aveva un doppio nome, linea Gustav e anche linea d'inverno. Ah, Winterline, sì, sì. Ah, beh, ok, perfetto, grazie. Io ho detto in italiano. E quindi la linea Gustav aveva anche una piccola prelinea prima di Cassino, se vedete quella semiluna, che era chiamata la linea Bernard, e poi ce n'era subito una successiva, qualora fosse stata sfondata, infatti poi fu sfondata, ma siamo già al 18 di maggio del 44, che era chiamata la linea Adolf-Hitler. Bene, quindi qual è stata la ragione perché sono state fatte queste linee? Ci sono stati diversi eventi che hanno fatto prendere questa decisione. Innanzitutto il 10 di luglio, questo diciamo il secondo semestre del 43, ha portato un sacco di eventi. Il 10 luglio del 43 ci fu lo sbarco per la prima volta in Sicilia dell'armata, sia quella americana che l'armata, l'ottava armata di Bernard Law Montgomery, e quindi questo è stato uno dei primi motivi. Successivamente, 15 giorni dopo quello sbarco, è caduto il fascismo, il 25 di luglio, e questa è stata la seconda ragione. Quindi Hitler si è reso conto di non avere più un alleato e quindi ha cominciato a valutare di trovare qualcosa per poter arrestare questa avanzata. Un altro fattore fondamentale è stato che poi il 3 di settembre fu firmato l'armistizio a Cassibile, in provincia di Siracusa. Molti pensano che l'armistizio sia stato fatto l'8 settembre. No, l'8 settembre è stato solo divulgato alla radio, allora veniva chiamato il comunicato, da Pietro Badoglio, ma in realtà l'armistizio fu firmato 5 giorni prima a Cassibile tra il generale Smith dell'esercito americano e il generale Giuseppe Castellano. Bene, venne annunciato appunto 5 giorni dopo, e il 12 di settembre, siamo arrivati a, sì, l'armistizio 8 settembre, il 9, il giorno dopo, ci fu la Casa Savoia che fuggì, abbandonò Roma e si rifugiò qui in Abruzzo. E inizialmente loro dovevano imbarcarsi a Pescara, però siccome Pescara non ha dei poli fondali, all'ultimo minuto optarono per il porto di Ortona, quindi pernottarono a Crecchio. E solo, infatti, Crecchio divenne per un solo giorno capitale d'Italia. E quindi voglio fare anche una piccola. Mi è stato detto, quando ero ragazzo, da un vecchio che era del posto, che in realtà Vittorio Emanuele III non dormì all'interno del castello. Questo, se è vero, se è falso, io non ho elementi per dubitarne, perché nel timore di un eventuale bombardamento sarebbe sparita tutta la famiglia Savoia. Quindi nel castello di Crecchio, che è stato detto da un testimone molti anni fa oculare, che era lì presente, che la famiglia, quindi la regina Elena di Montenegro e il principe Umberto dormirono nel castello, lui andò a dormire, Vittorio Emanuele, in una casa colonica. Bene, fatta questa. E poi il giorno dopo si imbarcarono per partire sulla motovedetta Baionetta per Brindisi. E siamo arrivati al 9 di settembre. Il 12 settembre, poi se volete vi spiegherò anche i dettagli sia della prigionia che della liberazione, se abbiamo il tempo, altrimenti lasciamo perdere. Il 12 settembre venne liberato il Duce a Campo Imperatore con l'operazione Quercia, e a fine settembre, per la prima volta, il popolo, diciamo, c'è stata una forte insurrezione popolare a Napoli. Infatti ci furono le quattro giornate di Napoli, 27, 28, 29 e 30 di settembre,
e il 4 di ottobre il Führer decise di creare queste linee, perché ormai si erano creati troppi eventi, quindi l'avanzata che si stava avvicinando, il fascismo che era caduto, quindi non aveva più un alleato, il popolo che era insorto, tanti fattori hanno fatto sì che lui prendesse questa decisione. E poi, benissimo, quindi cosa succede? Durante questa avanzata si sono divisi i compiti, la quinta armata risalì la costa, se mi metti un attimo, la costa tirrenica sul lato sinistro, è comandata dal generale Mark Clark, che si arrestò poi vicino Cassino, e invece il Bernardo Adamo Montgomery risalì tutta la costa adriatica, riuscì a superare la linea, la seconda sarebbe, la linea barbara la notte tra il 22 e il 23 di ottobre. Il 5 di novembre arrivò entrò a Vasto, qualche giorno dopo Casalbordino e poi Torino di Sangro. Quindi cominciarono a schierarsi lungo tutta la dorsale che va da Torino di Sangro, Paglieta, Adessa, e intanto i tedeschi si erano arroccati sulla dorsale, quella nord, quella sul lato sinistro del fiume Sangro. E intanto nel frattempo, già il 7 e l'8 di novembre i tedeschi avevano fatto saltare tutti i ponti sul Sangro. Oggi i ponti sul Sangro ne sono 6, ma nel 43 i ponti ne erano 4. Mancava il ponte sulla statale 16, perché è stato fatto nel 51, quindi 6 anni dopo la fine della guerra, e mancava il ponte, quello che passa qui, chiamato il Ponte Nuovo, che è stato fatto all'inizio degli anni 60, quindi tra il 62 e il 64 circa, quindi i ponti erano 4. Una volta saltati questi ponti, c'è da sapere che il fiume Sangro non aveva all'epoca le due dighe che oggi ci sono, ovvero la diga del lago di Bomba e la diga di Grilletta Barrea, perché il lago di Grilletta Barrea è una prima diga del fiume Sangro. Quindi cosa succedeva? Bastava 2 giorni di pioggia per far sì che il fiume si ingrossasse in modo estremo e si creava proprio una palude, cioè tutti i terreni adiacenti sulle sponde sud e sul lato nord del fiume diventavano completamente impraticabili. Quindi, siccome la valle del Sangro è molto più larga rispetto alle altre vallate, quindi ci vuole più tempo per poterla attraversare, considerando appunto che non ci sono i ponti, l'ottava armata era molto vulnerabile, perché si è scaricato. Era molto vulnerabile e quindi era soggetta appunto. Non si... Ce n'è una? Pronto? E verso il filo. Va bene. No, c'era il fango, detriti. Sì, appunto, quindi ovviamente per loro ci voleva molto più tempo per attraversarlo, quindi c'era una carneficina. Tant'è vero che Montgomery decise, ma perché si sente male, sto microfono, decise di utilizzare l'aviazione per far bombardare tutta la dorsale di Fossa Cesia, Mozzagrogna, Santa Maria in Baro, proprio per alleggerire le postazioni dell'artiglieria che sparavano sulle truppe, non avendo, intanto nel frattempo stavano realizzando. Sì, quindi chiese l'intervento appunto dell'aviazione affinché provvedesse ad un bombardamento, e siccome quel periodo è stato molto piovoso, sia il periodo di ottobre ma anche il periodo di novembre, quindi le avversità atmosferiche erano quelle che erano,
quindi c'era anche pochissima visibilità, ci fu un episodio che un bombardamento di questi, dell'aviazione inglese, anziché di colpire la zona di Fossa Cesia, colpì Casalbordino, perché hanno confuso il San Giovanni in Venere con col santuario di Casalbordino, di Madonna dei Miracoli. Noi avevamo una chiesa realizzata nel 1824 dal Torresi, e questa fu distrutta esattamente il 24. Il 24, se mi proietti la targa, fu distrutta appunto da questo bombardamento. Eccola qua, questa foto la feci io un po' di tempo fa. E ci furono, siccome gli inglesi a Casalbordino erano già arrivati, quel bombardamento provocò la morte di 19 persone, tra cui 7 inglesi, quindi morti per il fuoco amico, e 12 civili di Casalbordino, 6 maschi e 6 femmine, 6 uomini e 6 donne. Bene, una volta superato ecco, questi sono i ponti Bailly. Allora, che cos'è un ponte Bailly? Il ponte Bailly è un ponte fatto, realizzato proprio all'inizio della guerra, tra il 41 circa, 40-41, dall'ingegnere inglese Donald Bailly. È un ponte facilmente assemblabile, si può montare e smontare con molta facilità. Ne so qualcosa perché io, c'è quella foto, esattamente 40 anni fa io ero un graduato di truppa del genio militare, sì, io sono il terzo lì. E il ponte Bailly può essere composto da un elemento, da due elementi, da tre elementi. Ecco, per esempio, questo è esattamente uguale all'altro, è un doppio. E già un doppio può permettere il transito già a un mezzo, a un autocarro, poi per i mezzi ancora più pesanti c'è il triplo. Vengono assemblati più elementi. Che altro volevo dire adesso? Riescono a realizzare questi ponti, e quindi riescono a recarsi quindi sulla zona di Fossa Cesia, Mozzagrogna. Sì, ecco qui. Allora, c'è da premettere che i tedeschi erano forniti di armi davvero micidiali per l'epoca, ma tuttora quest'arma è chiamata un MG, fu progettata nel 1939 ed entrò in funzione nel 1942, infatti si chiama MG, macchina da guerra 42. È un'arma che riesce, se mi metti il video, se no va bene, parlo, no, questa è un'altra cosa. Quest'arma ha un calibro di 7,92 Mauser e riesce a sparare qualcosa come 1200 proiettili al minuto, sono l'equivalente di 20 al secondo, in grado di ammazzare 20 persone in un solo secondo quest'arma. E quindi ecco perché c'è stata una forte perdita di uomini. Facciamo vedere il video per farci capire la capacità di questa d'accordo. Arma. Una parte del video, perché sì. Dura 9 minuti, non ha senso. Ti può spiegare anche perché tutti questi morti? Perché non è? E un'altra caratteristica di quest'arma, che non le hanno altre, è che ha la canna intercambiabile. Tant'è vero che dopo un nastro che corrisponde a 250 proiettili, loro cambiavano solo la canna ed era in grado di sparare ininterrottamente. Quanti colpi? L'ho appena detto, 1200 colpi, 7,92 Mauser. Era in grado di sparare 1200 feet al minuto, sono esattamente 20 proiettili al secondo. Parliamo di un'arma di 80 anni fa, Tant'è vero che quando io ho fatto il militare 40 anni fa, quest'arma era in dotazione all'esercito italiano, perché è stato riacquistato dalla Beretta, gli è stato solo sostituito il calibro da 7,92 Mauser, è stato portato a 7,62 NATO. Posso interrompere un attimo? Questa è importante che fissate come si caricano i proiettili. Ecco, proprio. Benissimo, allora ok, adesso faccio anche questa... Vogliamo farla adesso? Sì, per aneddoto. Allora, questi sono i nastri. I nastri possono andare da 50 ad un massimo di 250.
che vengono appunto sparati in 20 secondi. Un nastro da 250 viene sparato in 22 secondi. Benissimo, io ho avuto la fortuna un anno e mezzo fa di conoscere un arzillo, non so se posso chiamarlo vecchietto, ma vabbè, un arzillo giovanotto, facciamo così. Un grande anziano. Bene, un grande anziano. Mentre ero ricoverato, io sono stato in ospedale un anno e mezzo fa, e siccome io facevo queste lezioni e tutti mi chiedevano sulla storia, lui mi si avvicina molto timidamente e mi disse: ma lo sai che io ho partecipato alla battaglia di Ortona e mi hanno preso, era un bambino lui, perché questa persona è del 30, quindi a dicembre del 1943 lui aveva 3 mesi prima di compiere i 14 anni, quindi quasi 14enne. E quindi fu catturato dai tedeschi e lo utilizzarono come servente della mitragliatrice. Vogliamo far raccontare a lui? No. Tommaso, allora, abbiamo la fortuna di averlo qui. Lui si vergogna. È l'ultimo testimone vivente di quella battaglia, che ha partecipato indirettamente contro la sua volontà, perché lui era un bambino di 14 anni e è stato preso con la sua volontà. Tant'è che la conosci quella macchina, quella mitragliatrice. E poverino, gli avevano messo da trasportare anche una cassetta, sì, una cassetta che per lui era pesantissimo di munizioni. Allora, Tommy, quindi la conosci quella mitragliatrice. Racconta un po' a noi perché la conosci e come ti sei ritrovato in un mezzo a una guerra all'età di 13 anni. Quasi 14. No, non è niente, ho delle domande, sì, facciamo una cosa veloce. Allora, tu avevi 13 anni e poi chi è che ti ha preso, ti ha fatto andare, ti hanno un po', sono venuti a casa, ti hanno detto di dargli una mano a loro? Sì, no, noi eravamo dentro ai rifugi, ai rifugi per una prendere tedeschi. Quando venivano, morivano gli uomini, le persone grandi, no? Allora, Lui si commuove. Allora, non c'era un uomo in alto che si nascondeva, per non andare a lavorare con i cedeschi. Allora, dei bambini, 13 anni, 14 anni, prendevano noi, no? Allora, la presa che si doveva fare le trincee, doveva fare i cannamenti, doveva rompere le case, tutte le cose. Allora, siamo due tedeschi, che già pensavi tra gli uomini, non è che queste grandi persone, però secondo me tra gli uomini. Dice, penso quelli sparavano, allora dice, bum bum, io morire, tu prendi quel posto. Ma perché tu ti hanno fatto per trasportare le munizioni a te? Le munizioni, io trasportavo le casse tutte le munizioni, no? Allora, questo è di saltare qua, perché vedete, per la matrana ci vuole 3 persone. Uno tira quello un po' vuoto, uno mette in linea quella carica, altri vuole 3 persone. Però, dici, non morire, tu diceva. Allora l'altro dice, per morire, tu fai quello. Però, dopo questo campo tedesco, no, ha fatto un servizio, che dice, come fai? Se non mi prendo, non lo facciamo, stiamo facendo, però non vedo così. E come fai a fare la pura? Però voglio dire, insomma, che la guerra, bisogna a continuare, no? Se tu vai a quando secondo la matematica, secondo la cosa che pensavano loro. E questo è tutto. Le case, c'aveva una porta davanti, no? La casa c'è una porta. Allora quello che facevano, la porta la bruci, la porta sta bene, però dietro non vedo i muri, perché doveva avere un uscito, se no dice domani qua.
si blocca, non possiamo uscire davanti perché quello che stiamo davanti è a noi. Allora dobbiamo rompere i muri e noi da ragazzino quando là dobbiamo rompere i muri e facciamo il lavoro. Questo. Aggiungere che i tedeschi con lui stavano scherzando perché gli hanno detto: guarda, se muoio io tu continua con la mia mitragliatrice, poi interviene pure l'altro e gli dice pure io se muoio, e lui non riusciva a capire come devo sparare su tutte e due. Ovviamente questi stavano scherzando con lui. Bene, quindi cosa succede? Una volta che loro come ho detto prima, hanno deciso hanno scelto Ortona proprio perché era un luogo strategico arroccato su un promontorio, quindi era molto facilmente difendibile. E qui c'erano già delle truppe tedesche, che io non riesco a proprio, il Panzergranatier, giusto Angela? Ecco, perfetto. E quindi, però poi, sempre con ordine di Hitler, fece rinforzare questa difesa appunto della città di Ortona con dell'elite appunto dell'esercito del Terzo Reich, che era portandoci due battaglioni del terzo reggimento della prima divisione paracadutisti, chiamati con un soprannome dei Diavoli Verdi. Cosa sono? Che cos'è questa divisione dei paracadutisti? E l'elite, come in Italia abbiamo il Colmo Skin, la Folgore o il Battaglione San Marco della Marina Militare, quindi erano altamente preparati, uomini specializzati. Quindi arrivano ad Ortona e cominciano a preparare la difesa della città, proprio per arrecare il maggior numero di morti. Loro utilizzano una tattica con la doppia difesa, difesa passiva e difesa attiva. In che consiste? La difesa passiva è quello di aver divelto ad esempio il manto stradale, creare dei crateri, creare delle macerie, abbattere dei muri con della dinamite in modo che da impedire l'ingresso nella città dei mezzi. Quindi, perché di solito la fanteria si circonda di un mezzo, che può essere normalmente loro avevano i carri Sherman, M4 Sherman, erano dei carri a benzina del peso di 30 tonnellate, sono 300 quintali. Questo nome lo prende dal generale William Sherman, che era un generale che aveva combattuto la guerra di secessione americana tra il 1861 e il 1865, quindi gli hanno dedicato il suo nome a questi carri. Quindi loro, per impedire questo terzo reggimento, per impedire appunto l'ingresso a Ortona di questi mezzi, crearono queste macerie, quindi anche demolendo delle pareti, delle mura di casa, e questa si chiama difesa passiva. Poi interviene la difesa attiva. La difesa attiva ce ne sono di due tipi. Una è quello nell'utilizzare le mine. Ce ne sono di due tipi, ci sono quelle anti-uomo che vengono innescate con la pressione di un piede, sono normalmente parate sui 50 kg, quindi basta la pressione di un singolo uomo per farla esplodere, mentre le mine anticarro sono parate a 400 kg, che un uomo ci può anche saltare sopra, non esplode, fatto apposta perché deve esplodere solo quando ci passa un mezzo pesante. Superate anche le mine, allora inizia proprio il conflitto vero e proprio, cioè il fuoco aperto con armi, fucili, mitragliatrici. Tant'è vero che molto spesso sono stati costretti a fare del topo, aiutami Angela. Il mausoleum, non era fatto spesso, è stato fatto per la prima volta a Ortona. Esatto. Questo lo sapevo. Ed è durata due giorni. Che cos'è la tattica del topo? Cioè, proprio per evitare di uscire allo scoperto, per evitare di uscire allo scoperto, si facevano
dei fori all'interno delle pareti, in modo che il militare poteva passare da una casa a un'altra casa senza uscire sulla strada, perché altrimenti veniva stecchito. Quindi era proprio un metodo per... Ma si poteva passare anche di 50 case, proprio facendo questi fori. Questa è la tattica del topo. E per quanto riguarda adesso il dettaglio sulla battaglia vera e propria, quella di Ortona, farò parlare alla signora Angela, perché lei se ne occupa ormai da tanti tanti anni e sicuramente è molto più preparata anche di me. E quindi voglio poi altri dettagli li posso aggiungere, ne avremo il tempo, perché non voglio rubare adesso tutto il tempo sulla Cina. Avrò anche altri aneddoti da raccontare, anche proprio familiari. Io ad esempio avevo la nostra casa, mia mamma appunto era qui di Piazzano, e la nostra casa fu requisita dai tedeschi nel 43, e un'ala, non tutto l'edificio, un'ala del, e loro ci avevano realizzato proprio il comando. E un giorno, il 7 di ottobre, dopo che ci fu l'episodio dei martiri ottobrini, quello avvenne tra il 5 e il 6 di ottobre a Lanciano, perché c'erano dei tedeschi che transitavano lungo la strada per andare da Lanciano, per andare a Frisa, in contrada Pozzo Tagnaro, sotto i bastioni di Lanciano. Il partigiano Trentino La Barba, classe 1915, lui fece questo attentato all'autocolonna, e il giorno dopo ci furono qualcosa come 70 morti, 43 tedeschi, 47 tedeschi, 23 civili, morti metà in combattimento e metà per rastrellamento. Il giorno dopo morirà anche mio nonno, il padre di mia madre, ma lui non è morto per questo episodio, ma lui soffriva di cuore, è morto in una contrada qui vicino a Giarrone. Cedo la parola alla signora Angela, poi se ci sarà tempo necessario farò anche qualche altro intervento. Sicuramente. E un applauso, è veramente emozionato, ma sicuro che ha una memoria incredibile. Adesso invece chiamo qui a presentare la prossima relatrice, la presidente dell'INERVIL di Atessa, Elisa Tano. Prima di iniziare a leggere così il curriculum di Angela, e condivido tutto quello che ha detto prima la nostra amica Maria, e abbiamo accettato di partecipare attivamente a questo incontro perché abbiamo visto gli obiettivi, e se è vero che l'INER è all'interno della ruota del Rotary, quindi è un interclub con il Rotary, che è un altro club, che è il nostro club padrino, perché noi siamo nate e grazie all'interessamento del club di Ortona, questo ci inorgoglisce, e le motivazioni che tu hai detto le condividiamo pienamente. Il problema della guerra è un problema attuale, quindi è inutile nascondersi, e quindi bisognerebbe queste foto, questi reportage bisognerebbe farli vedere ai giovani, perché chi l'ha vissuto oppure è stato raccontato dai nonni, eccetera, qualcosa ne sa, però dovrebbe essere un monito alle nuove generazioni, perché le guerre ci stanno, non c'è una grande guerra, ci sono tante guerre, e come dice Papa Francesco, c'è la grande guerra. E prima di salutare Angela, e invito la nostra governatrice a fare un brevissimo saluto. Buonasera,
grazie per l'invito. Io sono veramente orgogliosa di essere qui come sempre con l'amica Elisa, che è sempre prodiga e quindi guida un Inner Wheel Club, devo dire in maniera egregia e sapiente. Per quanto riguarda invece il tema, l'argomento della serata, di grandissima qualità, perché sono ottonese, perché ricorre un anniversario pesante, perché effettivamente la guerra è purtroppo il nostro malgrado attuale e si dovrebbe continuare ancora di più a raccontare ciò che è stato vissuto anche dal nostro concittadino a tutte le generazioni. Un po' si è fatto, un po' si continua a fare, però per avere la piena contezza di ciò che abbiamo affrontato, che abbiamo superato, bisognerebbe continuare ancora a stimolare, perché effettivamente la guerra raccontata, vista così in televisione, insomma, le nuove generazioni la possono metabolizzare, insomma, così. Però ecco, queste testimonianze attive, questo popolo che effettivamente racconta ciò che ha superato, è fondamentale per la crescita ed evitare che succedano di nuovo. Complimenti alla nostra presidente, alla vostra presidente, complimenti ai relatori, Angela la conosco un po' di più, e vi ringrazio per l'invito. Buona continuazione. Grazie. Ecco la nostra carissima Angela, leggiamo un po' il suo curriculum. Angela Armone, britannica di origine italiana, che vive a Ottona da 35 anni. Il governo del Canada ha riconosciuto a lei la Meritorious Service Decoration Civil Division per il profondo impegno a favore della comunità canadese. È la più alta onorificenza che può ricevere un civile come riconoscimento per i servizi resi al governo canadese. La notizia è riportata nella Gazzetta Ufficiale del Canada. Armone è un'affermata traduttrice ed interprete e organizzatrice di eventi e tour speciali. Approdata in Abruzzo, ha iniziato ad erudirsi nella storia della battaglia di Ortona, la cosiddetta battaglia dimenticata. In un primo momento ha prestato la sua abilità linguistica per la stesura e la traduzione del fumetto 1943, l'avvio per Ottona, conoscendo durante le interviste alcuni veterani della battaglia. Dopo la pubblicazione in Canada del fumetto tradotto, è stata contattata da associazioni di veterani e dall'ambasciata canadese di Roma per assistenza nell'organizzazione della celebre cena di riconciliazione del 1998, che ha visto intorno allo stesso tavolo vecchi nemici tedeschi e canadesi e civili ottonesi alla vigilia di Natale. Da allora invitata a fungere da rappresentante del reggimento armato Three River, ha sviluppato un progetto articolato di memoria canadese sul territorio ottonese e ha visto l'installazione del monumento Prezzo della Pace e successivamente il cambio denominazione del sito in Piazza degli Eroi Canadesi, l'apertura del MUBA, che è il Museo della Battaglia di Ottona, l'installazione del monumento Atena, l'organizzazione di incontri, eventi, convegni su tale argomento e una raccolta di reperti preziosi per il museo. L'installazione di targhe commemorative, poi ancora traduzioni di copiosi testi riguardanti la battaglia e assistenza a studiosi canadesi della battaglia per la stesura di tesi di laurea e ricerche per libri e documenti. Il più recente è il volume I pelle rossa che liberano l'Italia di Matteo Incerti e non ultimo. Il supporto ai vari reggimenti che hanno combattuto a Ottona durante la campagna d'Italia,
Spesso accoglie figure militari e diplomatiche canadesi di spicco che accompagna nei luoghi della battaglia e assiste i familiari di veterani che cercano notizie sui trascorsi dei loro congiunti durante la presenza d'Ortona 1943-44. Quindi abbiamo una grande studiosa, una grande ricercatrice, e quindi ascoltiamo tutto quello che lei ha da dirci. Grazie, grazie. Riconosce che Laura quest'anno è bellissima, è super, però bisogna coordinare un po' di problemi. Buonasera, molti di voi avranno riconosciuto quello è il chiostro del Bramante a Montecassino. Ho voluto iniziare con questo spezzone girato a metà ottobre dell'anno scorso. Cassino è l'altra sponda della linea Gustav. Cassino ha i suoi racconti, i suoi orrori. Per il momento di questa banda di cornamuse e percussioni, questi sono tutti poliziotti, 17 poliziotti e una poliziotta che rappresentano la città di Edmonton e sono rappresentanti ufficiali della polizia di quella città. La città di Edmonton ha un grande legame con Ortona, perché si riconosce al Loyal Edmonton Regiment la liberazione di Ortona. Non è precisamente così, però è il reggimento che viene riconosciuto di più e quindi con Ortona c'è un patto di amicizia da 10 anni. Perché è importante vedere quelle cornamuse su a Montecassino, con dietro alla Valle del Liri? Perché a Montecassino ora et labora non si fa musica,
però la parte che vedete all'inizio del video, quando abbiamo chiesto di visitare e magari anche fare suonare queste persone, questi musicisti, lui è stato d'accordo perché andava commemorato il sacrificio degli oltre 4.000 morti che sono nel cimitero di guerra di Cassino, tra cui molti canadesi. E lui ha detto, l'unica cortesia che ha chiesto era di non usare, non suonare pezzi militari, perché la cornamusa spesso si collega con la marcia militare. Ed sono stati scelti due pezzi, che quello che si chiama la Metz, che sono, di solito si suonano poi ai funerali. E quello che lui ha detto ed è rimasta da ascoltare, nonostante sia una persona molto schiva, uno studioso che non appare mai, perché la voce della cornamusa per la gente di quella zona, di quella parte, quella sponda della Neusta, è la voce della liberazione. E perché voglio iniziare il mio racconto e come la mia vita si è intrecciata con la battaglia di Ortona da quella sponda della linea Rossa? Perché mia madre, che è nata il 24 febbraio del 1930, quindi 20 giorni prima di Tommaso, era una testimone oculare delle le battaglie di Monte Cassino, perché non è stata una sola battaglia. E mia madre ha raccontato varie cose quando io ero ragazza. Adesso abbiamo accennato al fatto che bisogna fare comprendere ai giovani che cos'è la guerra realmente. E la guerra di 80 anni fa, o la prima guerra mondiale di oltre 100 anni fa, non è diversa da quello che... Dicevo, se parlate con il microfono anche per te. Vai? Sì. Ci siamo? Quello che succedeva nel 1914, e lì di nuovo, mio nonno era cavaliere di Vittorio Veneto, a 19 anni ha combattuto sul Carso ed è tornato, tra virgolette, scemo di guerra. Mia madre, a modo suo, era anche scema di guerra, con tutto il rispetto, perché non sono solo i militari che patiscono quello che succede durante la guerra, e quello che sta succedendo sul fronte dell'Ucraina, in Terra Santa, chiamiamola Terra Santa, Terra Benedetta, non è diverso da quello che è successo 80 anni fa, 100 anni fa. La differenza è che adesso viene riportato fino all'ultima virgola. Però a me viene un sorriso ironico quando sento dire sai, hanno buttato una bomba, sono morte tre persone. Cioè, quando hanno bombardato San Lorenzo, e quella era una roba piccola. Poi parleremo di Stalingrado, 2 milioni di morti. Allora, tornando a mamma, a Rosa D'Agostino, che aveva appunto 13, poi 14 anni, mia madre è una di quelle milioni di italiani che sono emigrati. Quindi io sono nata e cresciuta in Gran Bretagna. Quindi io sono cresciuta alla fine degli anni 50 e gli anni 60 come figlia di emigrati italiani, quindi figlia del nemico, che i miei genitori sono partiti per fare quei lavori che gli uomini inglesi non potevano fare perché erano morti in guerra in Italia. Quindi pensate poi che tipo di abbraccio fraterno c'è stato per gli immigrati italiani di quel periodo lì. E mia madre raccontava della battaglia, mi diceva: "Magna de sa pasta", perché io alla tua età scorticavo le ciambarrughe, bacia la grotta a Benafro e mangiavo quello. Quindi
alla fine diceva: mamma, per favore smettila, perché non è possibile, quello che tu racconti non può essere vero. Non lo volevamo sentire, quindi per fare comunicare ai nostri giovani che quello che sta succedendo è uguale, tale e quale, forse anche peggio di quello che è successo e continua a succedere, non è facile, perché mamma era proprio testimone oculare. Però uno dei racconti che a me era rimasto impresso era un racconto fatto a mezze parole, non era più quella cosa di non c'era da mangiare, non c'era da bere, non c'era il pane, non c'era la pasta. Era una sera che io mi stavo vedendo in televisione un serial, uno sceneggiato che era basato sulla Ciociara, il libro di Moravia. E la Ciociara, penso che ormai è un classico, lo sapete, racconta degli episodi che poi sono stati ufficialmente identificati come le marocchinate. Mia madre entra e vede questa scena terribile e mi dice: ma che cosa stai guardando? E gli dice: ma non è che questa è la Ciociara, tu sei Ciociara, non lo riconosci. Ha detto: non lo voglio vedere perché una cosa di questa è successa pure alla nostra famiglia. Però per vergogna, perché la violenza sulle donne, noi donne ci vergogniamo. Mia madre ha una ragazza di 17 anni, non poteva raccontare quell'orrore lì. Gli è scappato e detto: non si sono salvate neanche le galline. E io su questo ho riflettuto molto. La storia finisce lì. Io poi mi laureo, vengo a vivere in Italia, vengo a vivere a Ortona e per molti anni ho le marocchinate, non ci ho pensato più e non capivo mia madre che tipo di riferimento stavo facendo. Allora, adesso possiamo passare direttamente a quello che è questa storia un po' strampalata di come io adesso mi ritrovo a portare una medaglia canadese, non essendo né canadese né insomma legata al Canada in nessun modo. Per una serie di situazioni mi ritrovo a fare l'interprete per degli anziani che raccontano che hanno combattuto in questa battaglia di Ortona, appunto una battaglia a me sconosciuta, eppure io sono cresciuta in Gran Bretagna dove la guerra negli anni 60 era ancora fresca fresca. Sta battaglia, ma come, ci sta il cimitero, ci stanno 1615 morti, di cui 1375 sono canadesi. Però a Ortona non si parlava di questa cosa e l'argomento era sorto perché era il 50° anniversario della battaglia. Allora mi direte: ma come, tutti questi 50 anni i canadesi non erano mai tornati? Ma tornavano e come? Ma non venivano a Ortona? Andavano al cimitero e se ne andavano. Anche i tedeschi venivano, ma non lo facevano capire che erano veterani tedeschi, se no li pigliavano. Cioè c'era gente che se l'era legata al detto con i tedeschi, non si potevano mai identificare. Questo poi l'abbiamo capito dopo. Questo è il mio incontro, il mio primo incontro con un veterano canadese. Lui si chiama Jimmy Quay. E quello è San Donato, è davanti a una casa che adesso è nominata Castello di Stirling, Stirling Castle, perché un giovane ebreo che si chiamava Mitchell Stirling ed era di Montreal ha combattuto in quella casa essendo rimasto intrappolato dietro alle linee, perché il suo reggimento aveva fatto un giro diverso da quello che si aspettava e si sono trovati non con i tedeschi davanti dall'altra parte del muro, ma alle spalle dei tedeschi, però isolati. Quindi una situazione, diciamo, poco gradevole. Allora, quello è Cinque, l'altro in mezzo è Strong Galloway. E Strong Galloway comandava a un certo punto questo reggimento, The Royal Canadian Regiment, che è il reggimento più antico del Canada. E lui lì mi sta raccontando quello che è successo a Mitchell Stirling e io sono lì che dico, cioè non capivo niente, perché lui dava per scontato che io avessi
già una base su questa battaglia. Sapevo niente, sapevo che era successo nel dicembre del 43. A fianco è un libro che lui poi lui ha scritto, sono le sue memorie di tutta la campagna d'Italia. Però lui il libro lo dedica a Ortona, quella dice lunga, perché questo signore ha fatto lo sbarco a Pachino il 10 luglio del 43, si è fatto tutto lo stivale, fino alla linea gotica. Il suo racconto si ferma a Ortona, perché più brutte di Ortona non ce ne sono state per lui. E quelle croci bianche sono le tombe temporanee dei caduti. E tra quei caduti ci sono anche i tedeschi, perché i tedeschi in ritirata non si fermavano a seppellire i morti, anche se la Convenzione di Ginevra dice che tutti i morti di guerra vanno seppelliti, che siano civili o siano militari. Lo facevano i canadesi, non sempre proprio in maniera elegante, ma lo facevano. E questo è Mitch Stein, questo è il giovane che poi ha fatto il combattimento in quella casa e poi è stata immortalata in un murales che è alla sede di questo reggimento, dove c'è un museo nella provincia dell'Ontario. E lui è un grande eroe, un ragazzo di 19 anni, piccolino, paffutello, impeditissimo nelle esercitazioni militari, però suo malgrado diventa un grande eroe. E questo è lui. Se vedete lì a destra, l'ultimo è lui mezzo, quello in mezzo è Jamie, di cui abbiamo visto l'immagine prima. Jamie Quayle è tornato in Canada dopo 4 anni di guerra, si è iscritto a medicina, che è la cosa che avrebbe dovuto fare prima di partire per la sua grande avventura. Lui mi ha detto, io ero giovane e stupido, se no non è che mi iscrivevo nell'esercito, non capivo niente. Erano tutti volontari, i canadesi. E eccoli qua, l'altro è Ian, il terzo amico, il terzo moschettiere. E sia Mitchell che Ian sono sepolti a Ortona, perché non ce l'hanno fatta a tornare a casa. E il testimone è passato a Jimmy. Jimmy dopo tanti anni ha scritto non è neanche un libro, sono degli aneddoti che lui nell'arco degli anni, dei racconti di cose che gli venivano in mente, li scriveva, e poi la moglie e la figlia l'hanno convinta a pubblicarlo. Lui, a un certo punto, quando è stata fatta quella foto, aveva saputo che aveva una malattia oncologica terminale. L'ultimo desiderio è stato di tornare a Ortona e salutare la tomba del suo amico. E io così, per vie intrecciate con il custode del cimitero, sono andata a fare l'interprete per Jimmy, e è stato un incontro che letteralmente ha cambiato la mia vita. Perché una volta conosciuti questi ragazzi alternativi, perché avevano ormai quasi 80 anni, chi aveva superato, non dimentichi, poi vuoi sapere di più, vuoi capire perché l'hai fatto, perché ti sei arruolato, quando sei tornata a casa, come è andata a finire. Jamie era diventato chirurgo plastico, perché lui aveva visto tanti di quegli orrori, che ha voluto dedicare la sua vita a riparare i danni fatti di questo tipo. E fino all'ultimo lui ha lavorato prestando a Vancouver il suo operato a favore di persone che avevano bisogno di chirurgia plastica al viso. Fiume di parole. Io non sono una storica e non sono un esperto della battaglia. So molto di più di tante altre persone, ma so molto di meno di molte altre persone. Questo è il fumetto a cui ho collaborato. Poi successivamente c'è il libro che si ritiene quasi la Bibbia del racconto della battaglia di Ortona dei tempi fatti in termini moderni, da un autore che si chiama Max Wilke. Questo è un libro che ormai ha 20 anni e diciamo che molto di quello che Wilke scrive, riporta interviste con tedeschi, con canadesi, con ortonesi, e cose che lui è andato a cercare nei libri
canonici del racconto della liberazione d'Italia sono state contestate. Quindi questa è la realtà, perché la lettura, nel nostro caso la battaglia di Ortona, cambia giorno per giorno. E lì è una cosa che mi ha coinvolto, perché spesso mi chiedono: ma tu sai dove è successo questo? Tu sai quando è successo questo? Io alcune cose lo so con sicurezza, altre cose posso ipotizzare, però cuciamo questo racconto, intrecciamo questo racconto, lo abbiamo arricchito, perché non è più il racconto di quante pallottole sono state sparate, che ci interessa relativamente, perché come ci ha fatto vedere Salvatore, avete visto i vostri sotto la mitragliatrice? Quindi quello che a noi ci deve interessare è dove va a finire quella pallottola. Cosa fa la cannonata dell'artiglieria che viene sparata a 5 km di distanza? Perché i danni fatti a Ortona dai canadesi erano fatti da un'artiglieria che era San Leonardo, che non è proprio dietro all'angolo. E come poi programmavano, organizzavano di sparare su Ortona, quale punto di Ortona, poi è un altro racconto. E poi l'altro, il terzo libro, è un libro a cui ho collaborato, perché il Wilfrid Laurier Center per la ricerca militare in Canada ha mandato il loro professore, e mi arrivavano non solo questo giovanissimo professore Eric Meunier, ma anche altri studiosi, dottorandi che sapevano tutto della battaglia di Ortona. Poi arrivavano a Ortona e non sapevano arrivare al cimitero, non sapevano arrivare a casa Berardi, non sapevano dove erano le quattro strade. Cioè, io ho parlato con una persona che il papà è stato a Ortona il giorno di Natale del 43 e voleva andare a Santa Maria di Costantinopoli, dormiva all'hotel ideale, ma mica l'ha trovato. Perché non è poi così facile la volta che tu stai sul posto, che tu in testa tua ti immagini una cosa, poi la realtà non è quella. La reazione che io ho dalle persone che mi vengono a trovare, che io poi guido, quando vedono Ortona è sempre: non me l'aspettavo così. E le campagne ortonesi, a partire da Santa Polinara, fino al Riccio dove io abito attualmente, dove Tommaso ha subito quella violenza da parte di questi giovani tedeschi, è a nord di Ortona, quindi parliamo di una battaglia che sì, la città è stata liberata il 28 dicembre, ma non è che la guerra è finita. I tedeschi sono rimasti a Torre Mucchia, sono rimasti nella zona del Riccio, dove è costruita casa mia, era un nido di mitragliatrici tedesche. Da casa mia si vede il Duomo di San Tommaso, quindi da là l'artiglieria ce la faceva facile, perché ce l'aveva proprio così. E queste sono cose che molte persone si focalizzano sulla battaglia urbana, si dimenticano che gennaio, febbraio, marzo, una buona parte di aprile sono stato un inferno. La maggior parte dei civili, se andate al cimitero di Ortona dedicato, al mausoleo dedicato ai caduti civili 1314, la maggior parte bambini, ci sono bambini di pochi mesi, ci sono anziani, molti sono morti pestando le mine di cui Salvatore ci ha parlato, che i tedeschi hanno usato per ricamare tutte le campagne, non pensando ai civili, ma pensando che poi i canadesi, la fanteria canadese sarebbe arrivata. Come è arrivata? È arrivata come? E anche molti morti canadesi non sono prima del 28 dicembre, sono dopo, fino ad aprile del 44. Quindi mettiamoci in testa che la battaglia di Ortona non era quelle quattro settimane, dal 4 al 28, quelle già è tanto, è dal 4 dicembre aprile del 44, quindi parliamo di 5 mesi. Angela, scusami un attimo, a proposito di questo fatto, siccome poi molti erano sfollati, no? Sì. Giusto? Allora, ti ricordi quando abbiamo parlato? Sì, infatti abbiamo parlato con Tommaso, lui... come l'ha vissuto, il fatto, esatto, che si è dovuto andare, dove è andato, e quando poi era
era, la battaglia era terminata, loro pensavano di tornare. Molti di questi civili stavano cercando di rientrare. Infatti Tommaso l'altra sera ci ha lasciato gelati perché lui ha raccontato una storia che io non sapevo assolutamente della galleria. Che la guerra c'era trovata, allora noi eravamo nelle gallerie, nelle difese rifugi, tutte, però stava la turbina e stava sotto stava il mare. Allora noi stavamo sotto, e là è tutta scogliese, uno da Ridorizio, perché non è una cosa da Ridorizio, tornando verso il torno mare a mare. È tutta una scogliera, tutta roccia, tutta pietra. Allora vengono i tedeschi, dice andare via. Chi li mette le cose, chi vuole uscire, stava dentro, stava fuori. Allora entrano questi due tedeschi, con un strumento, una cosa. Siccome dentro alle gallerie, dentro questi rifugi, stava la paglia per dormire. Allora, che fa? Va dentro in fondo a tutto, mette fuoco a sta paglia e esce. E è dovuto uscire tutti. E siamo usciti sopra questa scogliera. Allora questa ha detto andare via, via, via. Dice vassi a prenderlo, andate a prenderlo. E siamo usciti da là, e là ci sta, è diventata una spiaggia rossa. Ci sta una spiaggia. Mare e spiagge, gli porto fino a, dopo le scogliere, gli porto fino a là, fermi, dice, tutto fermo qua. E avevamo, io dico 100, poteva essere 80, poteva essere 120, poteva essere 80, eravamo una marea di gente, grossi, vecchi, bambini e tutte le cose. Allora che fa? Dice, è stato mezz'ora forse, anche più di mezz'ora, fermo. Allora arriva un ordine e dice tutti caputi, ammazzano tutti. Allora tutti piangevano, tutti strillavano. Chi chiamava San Tommaso, chi chiamava quello, chi chiamava l'altro, però l'ordine era quello, quello dice, ma chiama San Tommaso se questo è. Però subito, dica, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, arriva un altro ordine, un altro con la moto, una motocicletta, no, un tedesco una motocicletta, perché allora il telefono, queste cose, tutte le telefonie, allora arriva questa, dice, niente più caputo, perché l'altro comandante dice, niente più caputo, andare via tutti, verso il prendere. Poi si era fatta notte pure, quando è venuto questo ordine, perché se mi sono trovato fermo e parecchio, a uscire dalle grotte, arrivare là, e c'erano le scoglie, era dicembre, giusto? Il mese di dicembre. E siamo arrivati, è rimasto là tutto via. Allora noi eravamo la famiglia nostra, eravamo 5 persone, la famiglia nostra, e poi c'è mia zia, la figlia, erano 9 persone e siamo accoppiati tutti assieme. Partiamo a piedi, chi portava un sacco, chi portava una borsa, un sacco di pane, tutte queste cose. E partiamo, ho fatto 3 chilometri. E si è fatto notte, ha detto mio zio, perché quello aveva fatto la guerra del 15, ha detto mio zio, boh, che facciamo? Qua ci stava rotto un casamento, una casa grossa, però abbandonata, tutto stava in giù. Arriviamo là e siamo entrati e siamo arruggiati là la notte. E dopo la mattina, la notte però, venuto in tedesca, passato si è fermo, non perché stavamo noi là, si è fermo così per sbaglio o per altre cose. E ha detto, va bene, state là, dice, quando domani mattina abbiamo andato là. E la mattina siamo partiti andando verso Pescara, però non tutto verso Pescara, chi è arrivato a Francavilla, parte per dire, la Val di Fuoco, chi
lì a Francavilla, si è andato sopra Francavilla perché c'era un parente, l'altro ha fatto no, e noi siamo andati dritto verso Pescara perché mia madre è nativa di Spoltore, c'aveva un parente. E siamo andati là a Spoltore, alla casa del tuo parente. E tutta la gente si è distribuita, tutta la provincia di Carano, ci stavano tutti questi sfollati. Molti dicono una barzelletta, ma non è una barzelletta, però è una cosa seria. Quando siamo andati a sta gente, a sta comune, no? Siamo andati per gli ascoltori, stavano in altro comune, cioè, ha detto, voi avete avuto da scappare, perché? E avete usato l'olio bollito ai tedeschi. Ma chi gli deve storico usare i tedeschi bollito e cose? Se no alle case non ce l'avamo più alle case, chi gli deve queste cose? Per dire una cosa. Però siamo sopravvissuti, certe femmine che tenevano una famiglia un po' più grossetta, andavano pure in cerca a cercare, insomma, dice, danno qualcosa, un po' di farina, un po' di cose, perché c'ho i bambini, quando è finito questo? Un giorno, è stato il primo di giugno, il primo giorno di giugno, vedevo tutti i tedeschi che partivano, andavano tutto via, ma che è successo? Tutti i tedeschi, dice, che è successo? A un certo punto, è finita la guerra! È finita la guerra! Allora, io, andando da mio padre, mio zio, insomma, eravamo una decina di persone, bravo. Siamo partiti da Spoltore e siamo a piedi e andiamo a Ortona. Allora, andiamo a Ortona, però eravamo da Pescara, ogni tanto qualche macchina canadese, americana, dice, dai un strappo, ah ok, non importa, magari faccio 10 chilometri, siamo arrivati a Ortona. Allora, a Ortona andiamo a vedere tutte le case nostre, tutte sfasciate. Era un disastro. Ci stavano in morte là, qua, tutto là, insomma, tutto quanto. Allora, hanno osservato ognuno a niente, casa per casa, no? Tutto quello assieme, casa per casa. A un certo punto dice, mo andò lì con il morto, e gli conosce un lupo che è il fratello di cugini, gli conosce dell'altro. Arriva prima di ottobre, ci sta la ferrovia della Sanità, no? Arriva là, un soldato canadese, americano, no? È un civile ottonese. Dice, devo andare. Che mi pigli? Che mi prende in prestito? Ma potete, mostro marmellino, chi ne sapeva che ci sta Ortona? Allora, dice, dovete andare con la compagnia nostra, la compagnia no, dovete andare a... Una casa d'accoglienza, perché è come gli emigranti quando arrivano devono essere poi identificati, però l'identificazione doveva avere un parere, se no non potevi dimostrare che tipo sai che erano di Ortona, dovevano avere dei parenti. Perché dice, se tu non hai nessuno, dove vai? Allora, campo di concentramento hanno messo in Roma, ma non è un campo di concentramento, è una accoglienza, una cosa. Allora io andavo piano piano, sono fatto sempre più dietro da questo, no, sempre un po' più dietro. Siamo arrivati a Piazza dell'Orologio là. E io mi sono fatto un po' più dietro, fin quando quelli se sono andati, a me non ha mai visto tu. E io, siccome c'aveva mia cugina che stava a Ortona, ho detto, vai là, però dopo che quindi sono lì, io sono rimasto da soli, e poi io vado là, e se lì ci sta nessuno. La fortuna ha voluto che sono in aereo e ci stavo. Allora la notte io sono loggiato là, la mattina è andata dal campo di concentramento,
e dice questi ah, lo prendo in consegno mio, va bene, pensate consegno loro, e così la caccia di cuore e siamo tornati a dove stavamo sfollati a scultore, perché la sua famiglia e dopo mi sta posto piano piano siamo tornati a scultore. Però una volta una volta era un disastro, perché era un posto, che ti devo dire, piante rotte, le case rotte, la ierba che aveva vissuto tanta cucina, tutto. E poi dopo che succede? Che successe? Che le morte che ha morto in quella guerra, quasi niente tanto che ha morto dopo, perché c'è di mille anni uomini, messi qua, messi là, loro giù, passi lì, poi una fratta per dire, no, non pulisce, ma non pompa, è morto quello, è morto quello. Ah, altro elemento da tenere presente, bravo. La guerra, dopo la guerra. Bravo Tommaso, bravo. Lasciare la conferma alla voce di chi ci stava. E se noi torniamo poi al nostro racconto, qui vediamo chiaramente la battaglia di Ostuna era arrivata ad oltranza ed è arrivata a Natale. Cosa succede? A questo punto i 9 reggimenti che hanno formato 3 brigate per l'attraversamento del Moro in 3 punti diversi si trovano in situazioni diverse. 2 di queste brigate, la seconda, la prima e la terza, non ce l'hanno fatta ad arrivare a Ortona per le grandi perdite che hanno subito. E si dice difatti che la liberazione di Ortona era una battaglia della seconda brigata. La seconda brigata erano il Loyal Edmonton, di cui abbiamo già parlato, il Seaforth Highlanders Canada, è reggimento fratello del Loyal Edmonton, che erano i Princess Patricia's Canadian Light Infantry, PPCLI, che hanno tutta una loro storia. E loro erano poco presenti a Ortona la settimana della battaglia urbana, che va dal 20 al 28 di dicembre. La strage che c'è stata dal 4 al 20 passa per tutte le frazioni di Ortona e semina morte di ogni tipo in tutte le campagne ortonesi al sud, verso il fiume Moro. Abbiamo parlato di fuoco amico, il nostro amico Meccio Stern, grande eroe, che doveva ricevere una medaglia la più prestigiosa del valore militare, rimane ucciso alle 4 strade da fuoco amico. Perché quando dicevo che l'artiglieria sparava da lontano, loro avevano degli ufficiali che andavano avanti, penso in tutti gli eserciti, allora in motocicletta. Si chiamavano FOO, Forward Operations Officers. Questi signori andavano via da dove era l'artiglieria, si avvicinavano, per esempio all'Ortona, e calcolavano la direzione, la traiettoria su cui si doveva sparare. Il 18-19 dicembre i canadesi ancora non sono riusciti a entrare all'Ortona, stanno ancora alle 4 strade, dove adesso c'è il carro armato, per intenderci, c'è una scena. Si programmano 2 attacchi, uno si chiama Morning Glory e l'altro si chiama Orange Blossom e coinvolgono 2 reggimenti diversi. Morning Glory è portata avanti brillantemente dai 48 Highlanders del Canada, che è un reggimento di Toronto. Spesso dimenticato perché dentro a Ortona non ci sono mai arrivati. Ma loro riescono ad avvicinarsi alle 4 strade dove i Panzer sono allineati. Questa è la curva del carro armato. Gli Sherman dei canadesi non riescono a passare perché ci sono questi Panzer. Allora, in un attacco combinato artiglieria-fanteria,
Si dice che i 48 Islanders andavano talmente veloce di scatto che gli hanno dovuto dire rallentate, perché l'artiglieria non riesce a caricare abbastanza velocemente per coprirvi. Queste erano quante erano, per chi quando si parla dei canadesi che non erano preparati, che erano sprovveduti, cioè non è così. Erano volontari, non erano armati dal governo, non erano prima. Fanno questo passo successivo, Ortona si vede, perché dalle quattro strade c'è San Tommaso. 19. Sì, e nel frattempo si stava combattendo gli altri reggimenti, andavano in La Torre, San Leonardo, ecco, Bassi. Quest'altro reggimento, quello di Manchester, il Royal Canadian Regiment, viene coinvolto il 19 dicembre nell'operazione Orange Blossom, che è fior d'arancia. Una tragedia. Cambia il vento, ma cambia di poco. La velocità del vento sposta le cannonate che cadono sopra il Royal Canadian Regiment. La strage. Royal Canadian Regiment è ridotta a pochissime persone. Quindi tra loro. Tra di loro poi si facevano. Sì, sì, l'artiglieria canadese. Qualche loro non lo dicono, però se tutti vogliono leggere i piani, è quello. Sì. No, quindi il grande eroe Manchester è mai morto per l'artiglieria sua. Però sì, esatto, però il giorno 20 il Loyal Abington Regiment si trova a Porta Caldani, quello che noi chiamiamo Porta Caldani, e si ritrova questa città occupata fino ai denti, quello che chiamavano i killing fields, i campi della morte, che praticamente erano i palazzi fatti saltare per creare dei mucchi di macerie che impedivano ai carri, agli Sherman, i panzer di Ortona che dovevano entrare erano troppo grandi. Quindi i tedeschi si sono dovuti fare questa cosa passiva, questa difesa passiva. Difesa passiva, facendo saltare i palazzi, minando i palazzi, quindi non, quelli che non saltavano, non facevano saltare loro, li facevano saltare i canadesi quando buttavano giù le porte, le finestre, eccetera, per entrare nei palazzi. Questo è quello che il Royal Edmonton non ce la fanno. Quindi chiamano i Seaforth che erano rimasti verso San Donato, passano per San Donato, salgono la collina di San Donato per quelli che conoscono Ortona, si ritrovano i tedeschi nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli che li usano come bersagli momenti, un'altra strage. Però i Seaforth, che sono denominati i pazzi, ce la fanno e prendono Santa Maria di Costantinopoli e incominciano a fare delle sortite a fianco. I Loyal Edmonton cercano di prendere il corso, ma c'è tutta la parte a sinistra del corso dove c'è Piazza San Francesco, la scuola, mercato del tempo, e a un certo punto Cameron Bowling, che era come si chiama in italiano, quello che gestisce il mangiare, quartermaster si dice in inglese. Cioè il cuoco, cioè che... Non il cuoco, quello è l'ufficiale che procura le... vedi, mi sono ricordato quando... No, il rancio, cioè... Sì, il camusiere sulla nave. No, quello è sulla nave, il camusiere. Allora, che comunque cose master, Cameron Bowling dice... Ha fatto il militare, Elisabeth. Maschi. Vedi, non sono solo io. No, non siamo. No, cosa succede? Cameron Bowling chiama i suoi e dice, ok, è Natale. I ragazzi non ce la fanno più, morale a terra. Sono fuori, via dalle loro famiglie, via dal Canada da tanto tempo. Faremo, come meglio possiamo, visto che abbiamo questa chiesa, faremo il pranzo di Natale. Abbiamo il menù, c'è stata la zuppa di verdure, hanno trovato della carne di maiale, la salsa di mele, c'erano i contorni, c'era la frutta, c'era il dolce. E una bottiglia di birra. E due bottiglie di birra ciascuno. Allora, viene allestito dentro alla chiesa, di cui non abbiamo immagini,
questo pranzo, dove diventa una tradizione, è la foto in fondo a sinistra, però loro non stanno nella chiesa, no. E questo è stato oggetto di lite poi successivamente, perché dentro la chiesa le foto non sono state fatte, però la tradizione diventa che i soldati mangiano seduti al tavolo con il vino, con le posate d'argento, con la cristalleria, e gli ufficiali portano da mangiare. Così è stato quel giorno. Ma la parola era sparsa talmente lontana da questo centro che si sono avvicinati uomini di altri reggimenti. E che facevano? Li mandavano via? No, hanno allestito alla buona e meglio, con pezzi di legno, gli hanno dato da mangiare nelle gavette, gli hanno dato comunque le sigarette, le bottiglie di birra. Questa foto è stata scattata a Ortona, però per tanti anni si è sparsa la voce che non era Ortona perché non era dentro la chiesa, ma quello è il cortile di Costantinopoli. Adesso ci hanno costruito sopra, ma è dove i ragazzi giocano a basket, fuori, là. E come abbiamo capito poi che era veramente Ortona? Perché io ho avuto ospiti, delle persone che me l'hanno firmata dicendo: questo sono io, e io ho mangiato a Ortona quel giorno, non ho mangiato a San Vito o a Fossa Cese. Quindi questa cosa, poi i Seaforth, che ci tengono moltissimo a questa tradizione, e l'hanno pubblicato proprio sul loro sito, e sono venuti a Ortona, sono tornati a maggio di quest'anno, ma erano venuti 10 anni fa, hanno messo una targa enorme fuori dalla chiesa dicendo: noi qui abbiamo fatto il pranzo di Natale, non ce l'abbiamo per nessuno. Quindi poi questa è la voce, le voci che dobbiamo ascoltare. I diari di guerra, gli scienziati che escono e dicono: no, ma un tizio mi ha scritto dicendo: tu stai dicendo che quella è Ortona, non è Ortona. Ho detto: ma tu dove stai? Sto a Ottawa. Ma tu a Ortona c'è mai stato? No. E allora perché c'hai voce in capitolo? Non ho capito. Poi io divento brutale quando contestano cose dove, insomma, io poi cosa abbiamo fatto? Ispirato da quel pranzo lì, i veterani che avevano letto la traduzione di quel libro, che è stato poi il fumetto che è stato pubblicato in Canada, mi hanno contattato e hanno detto: per tanti anni noi, tra di noi, abbiamo parlato di fare una cena di riconciliazione a Natale e vogliamo invitare i veterani tedeschi. Quindi ho detto: ma buona fortuna, non so dove li trovate, ma se lo volete fare. Dice: no, perché tu ci devi aiutare a Ortona. Dice: va bene, facciamo Ortona. Allora io incomincio a contattare gli ortonesi sopravvissuti. E sai quante persone mi hanno detto: mangiare insieme ai tedeschi, ma che sei matta? Non ci sono voluti venire. È stato difficile, questo è il 98. A farla breve, la cena l'abbiamo fatta, sono venuti 8 paracadutisti, veterani della battaglia, che poi bevi un bicchiere di birra, bevi un bicchiere di vino, poi sono usciti dei racconti terrificanti. E c'è stato qualche momento di difficoltà, però alla fine abbiamo avuto i due veterani, quello davanti, Frizzili, tedesco, dietro, Tecretz, grandissimo mio amico, che è stato lui a volere questa cena. E loro, c'è anche un documentario della CBC, quindi se volete seguire questa storia andate su YouTube e cercate la cena di riconciliazione del 98. Poi, vabbè, quell'altra sono io che cerco di ballare un valzer insieme a Fernando Prepagné, che è un sopravvissuto di Casa Verardi, uno dei 9 sopravvissuti che sono partiti in 81 da Casa Pavlini, quindi di fronte a Casa Verardi, e facendo su e giù, 9 sono andati alla casa, perché lui era uno di quelli. E mi ha detto: però tu il valzer non lo sai ballare, ma è per stati. Io ci ho messo la buona volontà. Scusami un attimo, a proposito del Natale, così spulciando, tu direi che poi no, però sembra che ci sia stata una piccola tregua la notte di Natale. No. Alcuni testi lo dicono. Allora, al di là di comunque c'è stato un momento in cui sia i tedeschi che i danesi erano fermi, perché la notte del Natale del 24, dico io, non del 25. Volevo a tal proposito
e se dopo eventualmente hai molto ancora da raccontare. No, io mi posso fermare, non vogliamo. L'unica cosa volevo accennare agli indigeni. Volevo, sembra che si sia cantata, loro anche i canadesi, una canzone, Silent Night. Questa è la prima guerra mondiale. E quindi volevo un attimo farla ascoltare, che è veramente bella. No, io su Ortona questo non è una cosa che possa valorare, perché io non ne trovo traccia. Quello che invece c'è una traccia reale è nella prima guerra mondiale, quando in trincea si sono fermati. Questo lo confermo anche, lo confermo anche io. Prima guerra mondiale lo confermo anche io. Sì, questo è quello che io sapevo. Parlando poi con i tedeschi, che questi tedeschi poi si sono rilassati, erano spaventatissimi, si sono rilassati e hanno raccontato anche loro. C'era un signore che non parlava né italiano né inglese, con l'interprete mi ha fatto capire che lui Natale non lo celebrava mai, perché Natale per lui si era fermato il 25 dicembre del 43, quando lui era in una galleria come quelle dove c'è, cioè, più avanti a Tommaso ci stavano i ragazzi tedeschi, ha detto noi non abbiamo mangiato niente, c'era un po' di arance, perché c'erano finite le i viveri, non c'erano più i viveri. E un altro, quando si è raccontato che il 27 dicembre c'era stato un attacco bruttissimo vicino a dove ci sono le poste adesso a Ortona, dove un plotone di Edmonton si era rifugiato in una casa perché faceva freddo, erano stanchi, quella casa era stata minata e i tedeschi li hanno visti entrare e li hanno fatti saltare. Sono morti tutti tranne uno, un signore che si chiamava Roy Boyd. Hanno messo 3 giorni a cacciarlo dalle macerie. Durante questo incontro, nel dicembre del 98, uno dei tedeschi dice: io questo lo devo confessare, me lo porto sulla coscienza, dal 43 sono stato io a far saltare la casa. Era un giovane soldato, il mio comandante ha detto ammazzalo, se non lo facevo io mi sparava, quindi l'ho fatto. C'è stato un silenzio glaciale. Poi l'hanno abbracciato tutti quanti dicendo questa è la guerra. Però i canadesi non erano santi, non sono santi. C'è stata poi la replica, perché pochi giorni dopo hanno preso dei tedeschi e invece di prendere i prigionieri li hanno uccisi tutti quanti a sangue freddo. Quindi chiudiamo là il discorso di queste cose qua. Io so che abbiamo... Siamo però volevo proiettare quello perché è bellissimo. Vieni un attimo, scusi, sì. Vieni un attimo. No, proprio il messaggio che dobbiamo lasciare, che lo stai dicendo anche tu, tedeschi e canadesi, entrambi sono uomini che alla fine devono comunque... Sì, questo abbraccio è quello che bisogna portarsi via da questa esperienza. Ma in questi ultimi anni molte persone mi contattano perché hanno scoperto di avere un nonno, uno zio che ha combattuto a Ortona, se ne è tornata a casa ma non ne ha mai parlato, oppure si è volta a Ortona. Quindi una parte della ricerca che noi abbiamo portato avanti è di ridare vita, ridare storia, ridare il viso a questi familiari. E l'importanza di questo è un altro messaggio che noi ci dobbiamo portare via. Perché a parte i fanatici che vanno parlando solo di quanti carri armati hanno fatto quanti danni, ci sono delle famiglie tuttora che hanno una grossa ferita, che per guarire questa ferita bisogna affrontare quello che è stato fatto e spiegare perché è stato fatto. C'era un motivo, non era una guerra gratuita come quella in Ucraina. Quindi questo è quello che io vi lascio. Un applauso. Grazie mille Salvatore, grazie. Voglio aggiungere, Angela. Un attimo. Voglio aggiungere solo un aneddoto. Oggi è vero, sì. Capita l'anniversario della morte di Winston Churchill, proprio oggi, il 24 di gennaio del 65, 59 anni fa.
e Winston Churchill è colui che volle la risalita, cioè che volle lo sbarco in Sicilia, che poi sono risalite lungo la nostra penisola, perché e si scontrò sia con la Russia, l'armata rossa di Stalin, sia con gli americani, perché loro volevano immediatamente attaccare dalla costa occidentale francese, quella che poi venne fatta sei mesi dopo con il D-Day, con lo sbarco in Normandia. Lui si rese conto che facendo immediatamente, cioè anticipando di diversi mesi, il numero di morti sarebbero stati molto, molto più elevato, perché l'esercito tedesco era ancora troppo potente, e quindi lui riuscì ad avere la meglio sia su George Marshall, che era il capo di stato maggiore dell'esercito americano nel 1943, e sia su Eisenhower, e quindi riuscì a convincere, iniziamo, perché l'Italia era definita all'epoca, proprio parole sue di Winston Churchill, il ventre molle d'Europa. Prego. Allora, siamo arrivati alla fine e l'individuale faccio venia, e in pratica qui presenti ci sta, e devo ringraziare un po' il patrocinio che ci ha dato il comune di Atessa, e che qui presente il vice sindaco Antonio Menna, e Vincenzo Menna, scusami, e ci ha fatto anche onore il sindaco attuale di Baglieta, Graziani. Grazie per la vostra presenza. Quindi, adesso invece un piccolo ricordo, Beatrice, vieni anche tu per favore, che è la figlia del nostro caro testimone, una piccola targa ricordo per la testimonianza di questo eroe. Alzati di Tommaso, ha visto una foto se possibile, vieni qua. Allora, il Rotary Club Adessa Emilia Valdisano ringrazia sentitamente il signor Tommaso Romagnoli, nato ad Ortona il 13/03/1930, per il contributo dato all'evento del 24 gennaio 2024, Tracce di Storia, la linea Gustav, Ortona 1943, la battaglia dimenticata, quale fedele testimone di eventi che hanno lasciato dolore e sofferenza a tutta una comunità. Un applauso. Ah sì, Anna, Angela, i luoghi della battaglia. Sì, che quando... ricordo il reggimento. Per le quattro strade, quello che ho fatto, che non mi ragazza non sono mai arrivata alla scuola. Lo faremo l'anno prossimo, prossimo, va bene? Ecco. Allora, questo è il cardiardesco del nostro club, ricordano per momenti bella parte, ogni tanto, e soprattutto sei stato bravo perché hai vinto la timidezza e hai una memoria, complimenti, per la tua età, una memoria ferrea. Non serve sudoku, caro Patrizio. E questo è il nostro libro che racconta la storia del nostro club. 30 anni al servizio del territorio, una storia affascinante. Un altro libro. Sai leggere, giusto? Sì. Ok. Sì. C'è un piccolo... un buon rinfresco offerto da noi, quindi non andate via perché ce ne ceniamo qui, va bene? Se ci vi accontentate, sta per arrivare il compagno. Allora.